All'interno del gruppo a cui aderisci e tu non l'hai fatto. E quindi loro, giustamente, ti hanno emarginato. Ma chi è che ha orientato le cose in questo modo? Ma colui che all'interno del consesso conta, chi decide se una cosa va oppure no, se un'idea è giusta o se è sbagliata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nel mondo di fuori c'è un capo che decide e tutti gli altri si accodano? Ebbene sì, c'è chi si accoda per convenienza, chi per paura, chi per inconfessabili motivi. Fatto sta, una corposa massa d'urto si contrappone e fiacca anche l'animo dei più disincantati. Ma tu dico, ma il capo, chi lo elegge? In questi contesti nessuno elegge un capo, ma non è fine. Uno è un capo riconosciuto perché passa il suo tempo a studiare e pensare certi contenuti. Studiare e pensare, pensare e studiare, questo è il compito di un capo. Vabbè, ma pure io studio e penso, eppure non sono a capo di qualcosa, no? Un momento, tutti pensiamo e studiamo. Ma la signora Bella ha detto un'altra cosa. Lei ha detto studiare e pensare, pensare e studiare, studiare e pensare, pensare e studiare. Vabbè, ma pensare e studiare, studiare e pensare, ma non è la stessa cosa. Ma vuoi scherzare? Tu studi e pensi e la cosa finisce là. Il capo invece studia e pensa. Pensa e studia, studia e pensa, pensa e studia. Quindi il capo fa un lavoro doppio rispetto a te. Mentre tu e tutti gli altri pensate e studiate una volta sola, lui, il capo, pensa e studia due volte. Pensa e studia, studia e pensa. Quindi per ogni giro lui pensa due volte e studia due volte. Così diventa istintivamente più forte e trascina gli altri dove più gli aggrada. La coglie adesso la differenza? È doppio il lavoro del capo, mio caro. Per me è la stessa cosa. No, la zia Federica non ha tutti i torti, eh? Non ha ragione. E non è la stessa cosa. No. Certo che voi tonnai siete proprio duri di contro il donno. Senti qua, ti faccio un esempio. Metti che io sono il capo e cerco di focalizzarti meglio. Cosa faccio? Prima ti studio e poi ti penso. Fatto questo, decido che sei una persona a modo. Poi però, proprio perché sono un capo, ti ripenso e ti ristudio un'altra volta. E che cosa scopri? Che sei un cretino. Che sei pure inaffidabile. Pure? Ti spiego meglio. Avendoti studiato e pensato per il doppio del tempo, io, il capo, ti ho scavato per quello che realmente sei, e cioè un cretino. Perfetto. Hai capito adesso? È questo il taglio spirituale che fa di chi ci ripensa, un vero capo. Ma scusate, se uno passa tutta la vita a studiare, pensare, pensare, studiare, ma lavorare? Mai, perché il capo dedica tutto il suo tempo al bene dell'umanità. Oh, se io fossi veramente un capo, non avrei tempo da perdere in simili amenità o con il lavoro. Questa è dura da mandare.
almeno siamo aperti e recettivi, eh? Ma certo, e in queste cose vige anche la libertà, per cui uno è libero di aderire oppure no. Se però credi in un destino superiore, fa da sé che questo modo di intendere le cose, la sua logica ce l'ha. Nascosta, tu dirai, d'accordo, ma oh, nascosta o occulta che sia, sempre di logica si tratta. Sì, sì, è normale, la logica è logica, su questo è inutile discutere, ed è anche vero che una cosa più la pensi, e beh, più la approfondisci. Ma, ecco, torniamo a noi. Secondo te, che cosa dovrei fare per poter rientrare nel gruppo e magari, come dire, riconquistare la fiducia di tutti? Vedi, Carlo, alla radice degli screzi, dell'orgoglio, mentre è l'umiltà che poggia sulla moralità. E beh, su questo non ci piove. E chiarito questo, il problema da risolvere è semplice. Bisogna abbattere l'orgoglio che ancora alberga in te e ridonare all'anima la speciale qualità dell'umiltà. Meno orgoglio, più moralità. Da questa equazione non si scappa, mio caro. È un'equazione che poggia su pesi e contrappesi. Ma sempre solo sul sentiero stretto dell'ascesi. Come futuro discepolo dei misteri siamo arrivati al dunque, là dove è necessaria l'azione. Prima di accedere al sapere misteriosofico, urge potenziare l'anelito verso supremi contenuti. Ma perché questo accada, è necessario che tu ti liberi dalle suggestioni del mondo di fuori, con una forte e penetrante azione disarticolante. Solo dopo entreremo nel vivo dell'ascesi, accostandoci alle antiche vie spirituali, le più rapide verso il divino. Quindi per ora il compito è disarticolare la realtà. Bene. Mettiti quindi in posizione, piedi uniti, capo leggermente reclinato e il quadro mezzo che punta all'infinito. Bene. Ora nel tuo campo visivo entra il dito indice della mia mano destra. Lo vedi? Sì. Ora il mio dito, come fosse un messaggero che giunge dall'alto, lentamente s'avvicina al tuo naso. Lo vedi? Sì. Molto bene, ora tieni sempre fisso lo sguardo su di lui. È difficile, lo so, ma lo puoi fare. D'accordo, lo faccio. Ora il messaggero è molto vicino al tuo naso, lo vedi ancora? Beh, fatico un po', ma lo vedo ancora abbastanza bene. Ora attenzione, perché il messaggero è sempre più vicino e quasi tocca il tuo naso. Cosa vedi? Vedo doppio, mi giro la testa e mi sembra di avere le orecchie molto più avanti del solito. Ottimo, ottimo. Questo primo tentativo ha dato i frutti sperati. È davvero bravo, reagisce come previsto. Tu dici che è già pronto per il secondo livello? Io direi adesso di azzardare l'impossibile per un neofita, così se l'esperimento riesce siamo a cavallo. Occhio e messaggero del medesimo soggetto, quindi. Carlo, te la senti di tentare? Beh, sì, certo. Ci provo, anche se mi sembra di stare ancora su una giostra. Dunque, come si diceva, piassi, ecco, piedi uniti, capo leggermente reclinato, sguardo mesto che punta all'infinito. Ecco, adesso nel mio campo visivo entra il messaggero. Vai, vai, che sei sulla buona strada. Ecco sì, adesso il messaggero avanza lentamente verso il mio naso e a me tremano le gambe. È come
messaggero a questo punto è ancora più vicino al mio naso e a me adesso le gambe fanno Giacomo Giacomo. Come sto fatto? Il fatto è che ora tutto intorno a te si disarticola. Sì, ma io non ho bevuto, eh. Ma non c'entra l'alcol. Adesso non distrarti e vai avanti. Sì, d'accordo. E le orecchie? Mi sembra di averle appiccicate al naso. E il mondo intorno? Come ti appare? E quello che stava a sinistra adesso sta a destra. Oh, mamma santa, a te ti vedo moltiplicata per quattro. Resisti, resisti più che puoi in questa posizione. Sì, sì, resisto, resisto ancora. Ecco, adesso il messaggero è ormai appiccicato al mio naso e il mondo intorno gira. Oddio, gira, mamma santa, gira, gira così forte che a me viene... Ti viene cosa? Da vomitare! Oh. Stop, stop! Vittoria! Almeno per un po' si è frantumata la fissità del mondo esterno. Amici, la disarticolazione è perfettamente riuscita e Carlo ha vinto ancora. Complimenti, Carlo, sei davvero grande. Ora siamo pronti per affrontare la fase finale del nostro viaggio spirituale. Bene, bene, bene. Adesso prendi fiato e continuiamo. Tu, Carlo, d'ora in poi sei il devoto. Quindi, ripeti, io sono il devoto. Io sono il devoto. Molto bene, adesso ascolta. Il devoto prima di tutto deve essere privo d'orgoglio, di sentimento dell'ego, ed è bene che sia disprezzato da tutti. Perché con il disprezzo il saggio, il devoto, raggiunge la perfezione dell'ascesi. Questo disprezzo è raggiunto per mezzo della condotta incoerente del devoto, che si aggirerà nel mondo come un morto o come un ubriaco. Si dimenerà come scosso dal vento, zoppicherà, mostrerà di russare dormendo. Parlerà e agirà scriteriatamente. Il riso violento, i canti, le danze e una sorta di muggiti particolari saranno espressioni in onore del divino. Il mantra infatti recita: vestito di una sola veste, deve cospargersi tre volte al giorno nella cenere. E se necessario, della cenere, farne pure nutrimento. Che schifo! Perché ansimi? Perché di cenere ti cospargi e di cenere non ti nutri? Forse perché non sono ancora degno. Zitto! Ma... cospargiti e resta concentrato. Per chi è puro di mente e pratica le dette regole, l'unione con il divino progredisce facilmente e progrediscono così il potere della vista di ogni cosa, l'udizione di tutti i suoni, la comprensione di tutte le cose, la conoscenza di ogni scrittura, l'onniscienza, la facoltà di essere veloce come la mente, la facoltà di assumere ogni forma, la facoltà di fare ogni cosa anche quando i sensi non sono desti. Tutti al devoto sono sottomessi ed egli non lo è a nessuno. Tutti da lui possono essere colpiti, ma egli non può esserlo da alcuno. Senza paura diventa, senza vecchiezza, senza morte, senza distruzione, né trova di fronte a te ostacolo alcuno. E forgiato così di tali qualità, diventa sovrano degli enti che formano il seguito del beato grande spirito. Ed ora, Carlo, vai, inizia il tuo cammino lungo gli impervi sentieri del mondo di fuori. Vivi le cose e gli eventi della terra come poc'anzi hai udito. Infine, liberato ed hai iniziato, ritorna alla casa del padre così tanto anelato. Perché
guardi e non parli? Di almeno qualcosa. Ma si può sapere cosa sono io per te? Un cretino! Non sei altro che un cretino! Spero solo che Bianca, rientrando, non ti veda combinato in questo modo! C'era in questi suoni misteriosi, forse non lo scoprirò mai. Ma tu chi sei? Eh? Dove va il buon uomo? Io? Io sono nessuno e vado mendicando come l'ultimo degli ultimi su questa terra. Come vedi, sono piegato su me stesso. E per quanti sforzi io faccia, non riesco ad alzare il capo. Da tempo sono condannato a vagare. A stento mi oriento e con indicibile angoscia mi si vieta di guardare il cielo. Ma dimmi, tu chi sei? Il mio nome è Bianca. Bianca, è un bel nome il tuo. Mi conosci? No, non credo proprio di no. Ma tu credi? Amichella, io ho piegato questo corpo per piegare il mio orgoglio, ma temo d'averlo fatto in vano. Ora io sono un nulla tra gli uomini, un nulla in questo mondo. Vecchio, cos'è che va cercando? Da tempo, quasi fosse il rintocco di una campana, parole oscure tornano e ritornano alla mia mente, ed è come se chiedessero qualcosa, a cui io non so rispondere. Pure una risposta a questo enigma, beh, da qualche parte c'è. Posso esserti d'aiuto? Lo volesse il cielo. Lo vedi? Questo libricino? Appena. Questo è il mio diario. È un amico fidato. Lo custodisco in questo scrigno. E a lui affido ogni mio segreto. Nei giorni bui è lui che mi guida e mi consola. Dovrebbero avere un diario per amico, uno scrigno da aprire nel momento del bisogno, che risolve ogni tuo problema, non credi? Ah, sarebbe bello sì se fosse così. Purtroppo le cose cambiano quando il destino ti butta tra i piedi, non uno scrigno grazioso come il tuo, ma un oscuro impedimento. Ma dimmi, il tuo amico potrebbe essere di qualche aiuto anche a me. Forse. Allora guarda se tra quelle pagine trovi il senso delle parole scritte su questa carta che ho trovato tempo addietro. Fammi vedere. Ego, Amy, Oon, vecchio,
scritto nel mio diario. Eccolo. Ego, eimi, oomi. Io sono. Io sono? L'io sono? Sì. Ma sono parole che rasserenano queste. Ma sei sicura? Sicurissima. Leggile tu stesso. Ego, eimi, oomi. Io sono l'io sono. Io sono l'io sono. Io sono l'io sono. Thank you.
sono io. Sono colui che finalmente ha ritrovato se stesso. Non so se sono stato un cretino per leggerezza o per necessità. Comunque sia, avevi ragione tu, zio. Da oggi quindi non più carta bianca a chi che sia, perché del mondo di fuori e del mondo di dentro, beh, ora io sono la buona riuscita dello spettacolo. Prima di ringraziarvi ancora, io vorrei chiamare qui sul palcoscenico un personaggio importante, il più importante di tutta la compagnia, il più severo, un rappresentante di tutti i soggetti che compongono il gruppo teatrale. Non è un sindacalista, è Valerio. Dappertutto, guarda, controlla, se sorride siamo contenti, se è imbronciato allora vuol dire che qualcosa noi non la facciamo in modo corretto. Però Valerio oggi per lui è un giorno in particolare, in pratica, perché? Perché oggi lui arriva alla veneranda età di 7 anni. Ma quando ci arriveremo noi a prendere? Mai! E invece no, perché noi abbiamo la magia, Valerio, noi con la fantasia ritorniamo ai nostri 7 anni e ci ricordiamo e veniamo qui da te a festeggiare il tuo compleanno alla Vale. Thank you.